E non soltanto di gaslighting, ma tutte le pratiche che mettono in atto i narcisisti, ovviamente. E intanto, chi non si fosse ancora iscritto al canale si può iscrivere al canale, e ovviamente chi volesse fare una donazione può fare una donazione, chi volesse abbonarsi può abbonarsi, ovviamente. E abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti. Ma detto questo, e seguitemi anche sugli altri miei social, Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, TikTok, Massimo Taramasco. Allora, i narcisisti hanno delle caratteristiche fondamentali, ad esempio spesso reagiscono violentemente anche per cose banali, no? Ovviamente le reazioni dei narcisisti talvolta sono passive-aggressive, talvolta invece hanno un'esplosione più manifesta, ma comunque il concetto di fondo è che i narcisisti hanno molta rabbia compressa dentro, perché il narcisismo nasce proprio da avere compresso la rabbia, che poi sedimentata diventa rancore. È un po' come dire, il rancore è una rabbia sedimentata che poi, come avessimo, insomma, della dinamite che quando trova l'innesco esplode, trova l'innesco esplode e quindi non può, diciamo, emergere se viene eliminato l'innesco. Quindi il narcisista talvolta si autoinnesca, no? La rabbia si può manifestare anche nei narcisisti, lo vediamo anche a livello non verbale. Infatti, poi non so, ad esempio, chi mi seguirà sul canale Massimo Taramasco nei miei seminari che sto facendo al lunedì e al giovedì con l'abbonamento base, tra qualche lezione, diciamo, inizierò proprio a parlare di microespressioni facciali. E nelle microespressioni facciali ci sono diversi segnali che bisogna imparare a cogliere, che manifestano la rabbia, perché ovviamente ci sono persone che hanno rabbia dentro, ma in qualche modo riescono a bloccarla a livello logico. Torino, Patrizia, vediamo, vediamo, prima o poi riprenderemo. Ecco quindi che il gaslighting si manifesta in diverse fasi. Diciamo che la causa della rabbia dei narcisisti dipende da tanti fattori. Intanto noi non sappiamo mai se il narcisista è certificato, diagnosticato o meno, no? Perché una delle caratteristiche dei narcisisti è quella di non farsi diagnosticare, no? È difficile che un narcisista vada da uno psichiatra a farsi fare una diagnosi per capire se è narcisista. E qualora lo facesse, magari non verrebbe a dirtelo. Quindi noi dobbiamo basarci sui comportamenti che vediamo, no? Non è che possiamo fare una diagnosi o sperare che qualcuno faccia una diagnosi. E dobbiamo guardare i comportamenti, come si comporta. A noi che cazzo ce ne frega di sapere se è certificato, se è narcisista col bolino blu o meno. Però quando vengono messi in atto certi comportamenti, dobbiamo renderci conto che dobbiamo levarceli dalle palle, no? Insomma, perché altrimenti avremo a che fare con persone sempre negative, sempre nefaste, che insomma, che se non altro vivranno per gonfiare il loro ego, però siccome spesso, come dire, non hanno le capacità, non hanno le capacità di come dire, valorizzare se stessi, cioè per valorizzare se stessi svalorizzano gli altri, soprattutto le persone con le quali interagiscono maggiormente, hanno un po' questa caratteristica. Il gaslighting è una tecnica, una strategia di distorsione della realtà, e questo è il concetto. Di manipolazione, non soltanto tua, ma manipolare la realtà per manipolare te.
Una volta tu avevi fiducia o fiducia in te stessa o in te stesso, perché adesso io parlerò, diciamo, come se il narcisista, tra virgolette, fosse maschio, uomo e la, tra virgolette, vittima fosse donna o femmina, ma in realtà, mutatis mutandis, soprattutto anche Betty Kotich, vale benissimo anche il contrario, perché ci sono narcisiste donne, quindi non c'è differenza. Lo faccio soltanto per, diciamo, dare una, come dire, utilizzare, come dire, i verbi e le parole al maschile o al femminile. Quindi, una volta avevi fiducia in te stessa, avevi fiducia nelle capacità. Perché tutti noi, bene o male, abbiamo una, in certa misura fiducia in se stessa, però col tempo il narcisista, attraverso questo processo che è quello del gaslighting, piano piano mina la tua fiducia. E allora uno dei motivi, diciamo così, che ti fa capire che ha a che fare con un narcisista o con un assimilato narcisista, rompicoglioni in qualche modo, è che tu dentro di te senti che quando sei con questa persona o da quando sei o da quando interagisci in qualunque livello con questa persona, la fiducia in te stessa è diminuita. Ovviamente purtroppo questo non può avvenire se sei, diciamo, se il narcisista è un genitore, perché per un bambino piccolo è purtroppo quello che dice il papà, quello che dice la mamma, purtroppo per fortuna, dipende da chi è il papà e di chi è la mamma, è la verità. Quello che dice il maestro, la maestra, è la verità. È un bambino di 3 anni, se gli dici non uscire sul pianerottolo perché c'è l'uomo nero, e lui ci crede che c'è l'uomo nero, no? I bambini sono fatti in questo modo, e quindi non si rendono conto. Ma se il narcisista lo riconosci e lo incontri, diciamo, in una fase adulta, quindi che potrebbe essere ad esempio un partner, eccetera, eccetera, allora ti renderai conto che il narcisista in qualche modo cerca di condizionarti, cerca di rovinarti la vita e questo e cerca di minare la tua fiducia. Il principale obiettivo, se vogliamo, del gaslighting, tra l'altro c'è una cosa interessante che ho letto, che gaslighting è una delle parole più ricercate su Google nel 2022, pensate, quindi fino a pochi anni fa gaslighting era una parola sconosciuta. Adesso sembrerebbe che tra le parole nuove, diciamo, ricercate, non credo che sia quella più in assoluto ricercata, ma tra le parole nuove cercate sta emergendo proprio gaslighting. E per chi non lo sapesse, questa parola, che vuol dire gas e luce, nasce da gas e luce, nasce da una commedia, da un libro e poi da un film degli anni 40 in cui, che si chiamava proprio gaslighting. Perché gas e luce, perché il marito spegneva il gas, accendeva il gas, accendeva le luci, spegneva le luci, a insaputa della moglie per far passare la moglie per pazza, no? E perché? Per questioni di soldi, di eredità, insomma. E quindi deriva da questa commedia, no? Il gaslighting era proprio il gas e la luce. Quindi accendere e spegnere la luce a insaputa della moglie, che poi lasciava la luce accesa. Diceva, cavolo, il marito diceva, ma guarda, si è dimenticata la luce accesa, oppure lasciava il gas aperto, la moglie lo chiudeva, ma il marito gliel'apriva e diceva, lasciate il gas aperto, ma c'è qualcosa che non va, ma... E quindi lei praticamente entrava piano piano, poi gli spostava gli oggetti, insomma, che non trovava più. Diventava piano piano sempre più insicura, no? Pensava di avere una, come dire, qualcosa che non funzionasse. Ecco, quindi bisogna prestare attenzione alle proprie sensazioni, la cosa fondamentale, no? Se ti senti, magari poi hanno fatto anche altri film, sì, ci saranno stati sicuramente dei remake di questo film. Se ti senti più ansiosa da quando frequenti questa persona e hai un livello di fiducia che diminuisce in te stessa. Se senti, diciamo, che vivi una sensazione di malessere costante,
hai perso quell'autostima che in qualche modo avevi, beh, tieni presente che potrebbe essere che la persona con la quale stai interagendo, che può essere un collega di lavoro, il marito, la moglie, il fidanzato, la fidanzata, insomma, una persona con la quale interagisci, sicuramente non il figlio del portiere, di cui non te ne frega un cazzo, perché una delle condizioni in cui il narcisista interagisce è proprio quella che diciamo di come possiamo dire che tu sei in posizione ortostatica, cioè che lui ti tiene vincolato, per meglio dire, vinculato da un legame emotivo. Perché se il figlio del portiere mi dice: lei ha lasciato la luce accesa, per dire, no, mi fa qualche cosa, e dico: ma vattene a fanculo, te, tua sorella, e non me ne frega un cavolo, no, del figlio del portiere. Ma se invece una persona, e quindi sono le persone con le quali siamo legati affettivamente che ci possono manipolare. Questo nella vita vale sempre. È come dire, è il discorso di fondo, no, che il discorso di fondo è che la pecora teme il lupo. Però alla fine è il pastore che la manda al macello. Quindi, e vale anche, lo diceva anche, non so chi lo diceva, ma non so se è sulla Bibbia, eccetera, eccetera, ma comunque, dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Dio, perché sono le persone care, quelle che crediamo care, quelle di cui siamo innamorati, soprattutto nelle relazioni sentimentali, quelle che ci possono manipolare. E questo è un'altra cosa che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione, no? E quindi da questo punto di vista il gaslighting non è facilmente riconoscibile, non tanto perché non sia riconoscibile in sé, quanto perché queste persone hanno un legame, cioè siamo innamorati. Questo è il vero problema, no? Che in qualche modo ci siamo innamorati di questa tipologia di persone. Ovviamente il gaslighter è colui che fa il gaslighting, è una persona che ti mente a sprombattuto, no? Diciamo, non è una bugia che viene detto ogni tanto, mente per deformare la realtà, no? E per deformare la realtà utilizza tre cose che già naturalmente gli esseri umani fanno, perché naturalmente gli esseri umani hanno tre meccanismi, no, che la PNL, la programmazione neurolinguistica, di cui sono esperto, ha studiato approfonditamente, che sono il meccanismo della cancellazione, cioè cancellano delle informazioni. Il gaslighter non ti dice tutto, delle informazioni sono mancanti, quindi, ma anche su quello che fa lui va a mignotte e non te lo dice, lui va in un posto e non te lo dice. Oppure un'informazione che potrebbero essere per te importanti le tiene nascoste, non te lo dice. Quindi questo è la cancellazione di informazioni, è già una tecnica di gaslighting. Un'altra tecnica è proprio la deformazione delle informazioni, cioè anziché dire, come dire, Roma, dice Toma, però tra Roma e Toma c'è differenza, insomma. E poi diciamo la generalizzazione, no? Generalizza alcune cose, per cui tu hai fatto una piccola cosa, diventa una cosa enorme perché la generalizza, no? Mentre invece una sua cosa piccola, positiva, diventa enorme, quindi alla fine, e questo è una forma di menzogna, se vogliamo, perché poi utilizzerà, diciamo, tutto quello che tu gli dirai, tra l'altro, lo userà contro di te. Insomma, il narcisista, o chi per esso, l'assimilato narcisista, diciamo così, attraverso il gaslighting vuole minare quella che è la tua fiducia in te stessa o in te stesso. E quindi praticamente cerca di confonderti. Ovviamente con la cancellazione ci sta anche la negazione, no? Il gaslighting negherà, negherà persino cose ovvie. Però, come dire, noi esseri umani abbiamo questa caratteristica che spesso ci lasciamo condizionare.
se crediamo che questa persona, diciamo, sia una persona importante, sia una persona di valore, crediamo ciecamente. D'altra parte, ma pensate anche a livello politico, no? Hitler mica è andato al potere, facendo una rivoluzione, è andato al potere perché è stato votato dai tedeschi. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente, no? Ci sono forme manipolative, in quel caso lì ha trovato un nemico e il gaslighter fa più o meno lo stesso, no? Perché ti trova dei nemici. Per isolarti, i nemici saranno i tuoi parenti, saranno i tuoi amici che cercherà di far diventare ex amici e quindi alla fine acquisirà la fiducia, non se la prende con la forza. Cioè, il narcisista o il gaslighter non è che ti punta la pistola alla tempia e ti dice devi fare questo, sei tu che sei un coglione o una cogliona che ti innamori di questa tipologia di persone senza mettere tu in atto dei meccanismi di difesa. Perché altre cose uno non le farebbe. Cioè, se io vado a Genova, nei vicoli in via Pre, nei vicoli di Genova, a mezzanotte, con una mazzetta di soldi che sventolo così in mano, aperta, certo che, come dire, poi non è che devo lamentarmi. Se qualcuno mi punta un coltello e mi rapina, perché, come dire, è la mia imprudenza, no? Già, come dire, vado da solo nei vicoli di Genova, via Pre, dove ci sono tutti i tossici, eccetera, a mezzanotte, con una mazzetta di soldi in bella vista, è ovvio che qualcuno prima o poi, lo trovo, no? Se tu, come, prima o poi la tegola in testa ti cade, no? Ma non è colpa. Non è colpa del tossico che ti freghi i soldi, perché quello fa il suo mestiere, diciamo così. Sei tu che sei stato imprudente, hai dato troppa fiducia a certe persone. Ed è così, quello non lo farebbe nessuno, no? Mentre invece con il narcisista tante persone entrano in uno stato, per cui si fidano, no? Beh, il meccanismo di difesa, certo, ma almeno per capire con chi hai a che fare, no? Cioè, uno, quando incontri una persona nuova, devi cercare di capire, di osservarla, non subito di innamorarti come se fosse affamata, assetata, che non guardi neanche chi è. Questi meccanismi di difesa ce l'hanno anche i topi, no? Perché i topi, quando c'è un cibo nuovo, mandano il topo più vecchio a mangiare, quello che sarebbe già schiattato di suo comunque. E se quello non schiatta, vuol dire che il cibo era buono. Quindi pure i topi, che sono dei ratti, diciamo così, hanno più intelligenza di certi esseri umani, perché prima assaggiano, fanno assaggiare quello che tanto, cioè, tanto quello dovrà schiattare. Come dire, mentre gli esseri umani, ci sono certe malgascione che sarà perché sono vecchie, diciamo, no, anziane, sono in una fase in cui, come dire, dicono tutto quello che viene, tutto buono, ma anche giovani, però uomini e donne, diciamo, che quando incontrano uno, cavolo, iniziano a dire: ho incontrato il principe azzurro, no? Questo è il narcisista, sarà sicuramente abile a fare gaslighting, ma sono le persone che ci cascano. Come dire, Vanna Marchi vendeva la fortuna, ma la vendeva a dei coglioni, che formalmente non erano neanche poi coglioni, perché erano magari persone che avevano studiato, però scompravano la fortuna. Quindi vuol dire che, come dire, il meccanismo base, se uno sapesse i numeri che escono del lotto, mica te li vende a te per qualcosa, se li gioca lui, no? Se io sapessi i numeri del lotto che escono, non è che mi metto a fare di mestiere, vado a vendere i numeri del lotto, me li gioco io. Quindi già il fatto che uno ti vende i numeri del lotto, ti vende la fortuna, e già c'è l'inghippo sotto, no? E il narcisista fa uguale. Beh, il narcisista bisogna bloccarlo, no? Bisogna bloccarlo. Se capisci che ha a che fare con un narcisista o comunque con un rompicoglioni, con una persona possessiva, con una persona gelosa, non è che gli puoi fare una diagnosi, come dicevo prima. Bisogna allontanarlo, e prima lo allontani, come dice giustamente Betty, meglio è. Perché
Perché è inutile stare a cercare di chiarire, stare a cercare di capire ma come mai, ma perché fa questo, ma perché... Bisogna nella prima fase osservare e poi bisogna intanto già dall'inizio mettere dei limiti, perché il narcisista non li comprende neanche i limiti, cioè il narcisista cos'è che fa? I confini, mettere dei confini con le persone è fondamentale nella vita di tutti noi. Cioè, dobbiamo, come dire, non è che una persona può fare che cazzo vuole, ci viene a rompere i coglioni per dire ci telefona allora che cazzo gli pare a lui, oppure no. Cioè, dobbiamo mettere dei chiari confini, già da subito, no? Eppure, una delle cose più curiose è che le persone non mettono dei confini e spesso non quando si innamorano i confini cadono tutto, no? I confini devono essere limiti, limiti dei vincoli mentali, fisici, emotivi. Quindi è importante, diciamo, intanto è importante capire come una persona reagisce a un no, perché questa è una cosa fondamentale, è una tecnica per capire se hai a che fare con un narcisista, una sanguisuga, è che uno non accetta il rifiuto, no? Se sei donna e uno ti invita da qualche parte, prova a dirgli no. Se questa è una reazione tossica, diciamo, a quel tuo no, mandala a fanculo per sempre. Perché, come dire, se io dico no, non è che uno deve mettersi lì a tartassarmi. C'è un mio diritto dire di no a qualcuno, non è che devo essere costretto per forza a dire di sì. Se non mi va per qualunque motivo di uscire quella sera, di vedere quella volta quella persona. E dico no, guarda, non ne ho voglia, appunto, non è che devo inventarmi scuse. Se uno non accetta il no, non ho voglia e inizia a tartassarti, ecco, vedi, a farti vivere sensi di colpa, quando io ti chiedo qualcosa, non lo fai mai, quando io dico questo, tu non lo fai mai, tu sei sempre, ti comporti sempre male, qua, là, io sono sempre disponibile, tu mi dici no, qua, là. Se uno fa questi giri qua, manda a fanculo, seduta stante. Perché è una violazione della tua libertà, del tuo libero arbitrio, no? Una violazione dei confini emotivi. È una violazione anche, se vogliamo, dei confini materiali, insomma, e attraverso l'invalidazione, perché poi il narcisista cerca di invalidarti, cerca di squalificarti. Quindi questo è anche questo che devi tenere in considerazione, no? Cerca di cancellare la tua capacità decisionale e ti obbliga, ad esempio, a fare qualche cosa che non vorresti, ti rimprovera, ti tartassa. Persone tartassanti, rimproveranti, gelose, possessive, manipolative in tutti i modi, sono persone che vanno eliminate totalmente. Questo è fondamentale perché se non le eliminiamo totalmente, se non ce le togliamo dai maroni, non abbiamo possibilità che una persona, diciamo, possa interagire. Quindi, dobbiamo renderci conto di questo. Anche nelle amicizie ci sono i narcisisti, l'amica che ti controlla, l'amica che vuole sapere tutto di te e poi lei non si fa i cazzi suoi e racconta, questo è un altro fatto, no? Da tenere presente, perché i narcisisti si annidano un po' dappertutto. Allora, è ovvio che nelle relazioni sentimentali, diciamo, la relazione con il narcisista si evolve fondamentalmente in cinque fasi fondamentali, no? Una fase romantica, in cui il narcisista, e qua ci cascano molte malgasciono, ho visto molti soldati cadere su questo fronte, perlomeno ho visto molti asini cadere, o molte asine cadere su questo fronte, è quello della fase romantica, no? In cui ti ha appena conosciuto e parte con il romanticismo, oh sole mio, sta in fronte a te, qua, là, no? La fase romantica. Su questo fronte veramente c'è fame d'amore, direi. In questo periodo ci sono persone che non sanno stare da sole, ma di suo
Poi il love bombing, o come viene chiamato questo romanticismo, no? Perché poi love bombing sembra che si tira una bomba, no? Invece è un romanticismo, no? Eccessivo, una captatio benevolentiae. Questo purtroppo lì ci cascano molte persone, no? Perché vanno alla ricerca del loro ideale dell'io, fondamentalmente, no? Quell'ideale che altrimenti non riuscirebbero a realizzare, no? Ma dopodiché vengono le dolenti note, no? Perché, come dicevo prima, nella seconda fase cercherà un po' di isolarti, la fase dell'isolamento, no? L'isolamento da chi? L'isolamento dalle persone che ti sono più vicine, dalle persone che per te sono importanti, e anche la fase di condizionamento, perché poi arriva il condizionamento, no? Il condizionamento qua, per condizionarti, utilizza proprio questo meccanismo, diciamo, di deformazione della realtà, di distorsione della realtà, se vogliamo, di cancellazione e di generalizzazione. Quindi fondamentalmente per andare a minare la tua autostima. Già se riuscite a isolarti, a farti perdere gli amici, tu non avrai più, insomma, come dire, avrai sempre meno riferimenti, no? È come uno che sta, come dire, in isolamento, in carcere, è molto più condizionabile, perché l'unica fonte di, diciamo, con cui interagisce, per fare un esempio, diventerà la verità, no? Quindi messa assieme, questa cosa ti condiziona tantissimo, quindi questo è un fatto fondamentale, no? E dobbiamo renderci conto che noi poi accetteremo questo comportamento, e c'è una fase che si chiama fase di accettazione, che è nostra, in cui arriveremo ad accettare un sopruso, arriveremo ad accettare che qualcuno in qualche modo ci vincola nelle nostre scelte. Qua dobbiamo mandare a fanculo, dobbiamo mandare a fanculo, e questa è l'unica possibilità. Solo se mandi a fanculo, di brutto, recuperi la tua dignità e recuperi la tua autostima. Però devi, per quello, per fare questo, non bisogna cascare nelle trappole prima, cioè non bisogna cadere nell'ingenuità che hai trovato il principe azzurro. Non ci devi cadere in questa ingenuità, perché se cadi nell'ingenuità che hai trovato il principe azzurro o la principessa rosa, come cazzo si chiama, non esistono i principi azzurri. La vita è fatta, le persone interagiscono con le altre, ma come dire, dobbiamo, l'unica persona che dobbiamo mai smettere di amare, che è un amore certo, che dovrebbe durare tutta la vita, è con noi stessi. Perché con le altre persone, come dire, finirà prima o poi, no? Tutto quello che viene, che inizia, ha una fine. Anche l'amore per noi stessi, però finisce, dovrebbe finire quando la vita finisce. Poi, tra l'altro, l'amore per se stessi potrebbe anche, secondo me, procedere in un'altra dimensione. Ma questo è indipendente da, ognuno poi crede quello che vuole. Quindi, tu inizierai ad accettare la sua dominazione. Ecco, perché il narcisista arriverà a volerti dominare, arriverà a volerti controllare, arriverà a volerti tartassare. E questa è una fase di dominazione, no? E la vittima sarà totalmente sotto suo controllo. Come diceva giustamente Vin, chi volesse entrare in chat, basta che con un caffè al mese fa l'abbonamento, e può tranquillamente entrare in chat, scrivere, insomma, interagire con gli altri, conoscere anche persone interessanti e confrontarsi con chi vuole, insomma. Quindi chi vuole entrare, ovviamente, ben accetto. Chi non vuole, vada a ficcarsi, no, vabbè, scherzo. Comunque, questa è una fase di dominazione, no? La vittima sarà sotto controllo e diventerà dipendente, ma in realtà si è autocastrata, quindi è inutile che ti lamenti. E poi ci sono quelli che utilizzano, anche le parole hanno un peso. Ci sono persone che dicono: ah, il mio marito, mia moglie è narcisista, mio figlio, il figlio magari non te lo puoi levare dai coglioni, ma il mio fidanzato, il mio amante, allora levatelo dai coglioni. Se
Se per te quello è narcisista in modo tale che sei andato o non andato, devi levartelo dai coglioni, come diceva Betty Cobb prima. Se invece è una persona nuova che conosci, devi mettere subito dei meccanismi di difesa e non credere agli asini che volano, non farti isolare, ma stabilire subito dei limiti, dei confini. Se una, io incontro una persona nuova, per dire, non è che sono tutte le sere disponibile, tutti i giorni disponibile. Inizialmente, se vuoi, ci vediamo ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, se ti va è così, se non ti va fuori dal cazzo, per dire, no? Metto dei vincoli, non è che incontri uno nuovo o una nuova, subito lì, ma è stocca. Chi non sa accettare il no se ne va fuori dai coglioni. Questo è, no? Bisogna, diciamo, cercare di capire, insomma, che sono situazioni che dobbiamo, non dobbiamo lasciarci. Poi, per carità, se ti va, se entrambi vogliono vedersi più spesso, ma non crediamo alle favole. Purtroppo Walt Disney ha, diciamo, ha distrutto molte persone, no? Walt Disney ha rovinato molte persone, perché Walt Disney cosa dice? Vissero per sempre felici e contenti. No, sto cazzo, non è vero. E quindi chi ti fa credere che è con lui o tu che sei la persona fantastica che hai incontrato, devi fare sempre attenzione, no? Anche persone che si presentano come bisognose da parte tua, no? Si presentano bisognose di te, che hanno sempre bisogno, queste sono le sanguisughe, sono quelli che potremmo chiamare covert, nascosti, pure quelli sono quasi peggio degli altri, chi ti rompe i maroni, chi vuole farti vivere sensi di colpa, chi cerca di succhiarti l'anima, chi poi inizierà a manipolare, ma tu, io, dopo tutto quello che io ho fatto per te, anche se hai fatto qualcosa, tu non gli hai chiesto un cazzo, quindi alla fine se tu hai voluto fare qualcosa, cazzi tuoi. Questo è un dato di fatto, no? Cioè, purtroppo dobbiamo tenere presente questo punto fondamentale. Quindi attenzione, attenzione perché la vera difesa, come diceva Betty, è poi l'allontanamento, ma per allontanare una persona ti devi decoinvolgere. Perché altrimenti, e quindi prima di decoinvolgersi, è meglio non coinvolgersi. Come dire, è più fa. Prima c'era la live del mio amico Evaldo che parlava delle tecniche antifumo, però è più facile, come dire, che smettere di fumare, è più facile non iniziare a fumare. Perché poi una volta che tu hai iniziato a fumare e magari fumi tanto, è difficile poi smettere, anche se ci sono le tecniche, si può fare, ma è difficile. È molto più facile. È come dire evitare di iniziare a fumare. È come dire, è più facile evitare di iniziare a bere smodatamente piuttosto che smettere poi di bere una volta che sei alcolista. Ecco, quindi questo è da tenere presente, no? Quindi bisogna prima di innamorarsi fare diciamo un'analisi logica della situazione, fare un'analisi logica della situazione, e quindi questo è fondamentale. Altrimenti il narcisista vuole che tu sia sempre disponibile, che tu sia sempre lì pronta in ogni situazione, disponibile in toto al 100%. E questo purtroppo, se tu accetti questa situazione, entrerai proprio nel palcoscenico del gaslighting. Il narcisista è un esperto di questo gioco, il narcisista o rompicoglioni o chi per esso, e ti succhierà tutte le tue risorse, ti succhierà tutte le tue energie e poi ti scarterà. Perché uno dice, vabbè, ma io ho trovato l'amore della mia vita. No, perché poi il narcisista ti scarta, proprio mentre tu sei innamorata, sei coinvolta, lui ti scarta. E quindi tu lì vivi un colpo al cuore, no? Perché dici, se sei niente niente, una persona che si fa due sensi di colpa, inizierai a pensare di essere una merda, inizierai a pensare che è colpa tua, che lui era così bravo, ti trattava così bene, adesso se ti ha scartato,
è perché tu non sarai stata all'altezza delle sue aspettative, perché quella volta non avevi fatto tutte le cose che ti aveva detto, no? E quindi perdi completamente il tuo libero arbitrio, perdi completamente la capacità, perché poi lo scarto c'è sempre, come c'è sempre il ritorno, E tu devi fottertene quando se ne va e mandarla a fanculo quando torna. Questa è l'unica cosa da fare. E detto in due parole, un riassunto dello scarto e del ritorno del narcisista è, diciamo, mandarlo a fanculo quando torna e fottertene quando se ne va. E questo è quello che deve fare. Perché se una persona se ne va, io personalmente penso, poverina, non sa quello che si è persa, fuori dai coglioni. Anzi, mi fa piacere pure che se ne è tolta dai coglioni da sola, che non ho neanche dovuto mandarcela, insomma. E poi quando torna, però lì devi mettere delle barriere, devi mettere delle barriere. Fai attenzione che poi ci sono in casi in cui i narcisisti, diciamo, poi, buonasera Andrea Giovani, quando i narcisisti poi si creano dei rapporti più solidi, magari anche matrimoniali, eccetera, il narcisista poi ti controllerà come un segugio. Cercherà di hackerarti la mail, hackerarti che ne so, entrerà dentro la tua privacy, ti pedinerà, metterà il localizzatore GPS, cercherà di utilizzare tutte le informazioni che ha per rovinarti la vita, sguinzaglierà le scimmie volanti, cioè persone che dipendono da lui per screditarti, eccetera, no? Quindi se poi fai il passo di entrare dentro proprio, di creare un legame anche formale, tipo un matrimonio o qualcosa del genere, con un narcisista, lì praticamente è come dire ti sei messo il cappio o ti sei messa il cappio al collo da sola, perché di fatto poi il narcisista è voyeurista, è un osservatore, sembra che non lo sia, ma il narcisista guarda tutto, monitorizza. Queste persone osservano, sono abituate, diciamo, fin da piccole a fare questo, no? E quindi alla fine tu inizierai a proiettare un sacco di cose negative su di te e positive sull'altra persona. Bisogna imparare a stare da soli e quando una persona sgarra, fuori dalle balle, perché questo. Altrimenti entrerai dentro un rapporto disfunzionale, un rapporto tossico e come dicevo prima, è più difficile smettere di fumare che iniziare a fumare. Se tu hai commesso l'errore di iniziare a fumare, te ne devi accorgere per tempo e i segnali ci sono. Quando fumi la prima sigaretta ti fa uno schifo, ti viene il vomito. Se tu poi continui, certo che quello diventa la tua alimentazione emotiva e così anche. Istintivamente noi abbiamo delle difese, abbiamo un sesto senso che ci dice guarda che quello non è la persona che va bene per te, ma questo sesto senso devi ascoltarlo, devi sentirlo, devi come dire, devi dargli credito, altrimenti ti farà una sorta di lavaggio del cervello, un lavaggio vero e proprio del cervello, perché questo è il palcoscenico del narcisista. La manipolazione è come dire l'ABC, no? Del narcisista, del manipolatore, di questa tipologia di persone. Quindi bisogna fare attenzione. Ecco quindi che l'attenzione e la consapevolezza sono veramente le leve che noi possiamo utilizzare per distruggere. Quindi attenzione a tutti questi segnali che ti ho detto, se li noti, metti in atto i meccanismi di difesa e poi fuori dai maroni, perché altrimenti entrerai in una realtà deformata, in una matrix, in una realtà distorta e avrai veramente grandi difficoltà a uscire fuori, avrai veramente grandi difficoltà a liberarti da questi condizionamenti, avrai veramente grandi difficoltà e la tua vita, la vita passa in fretta e voi già siete abbastanza anziane. Quindi tenete presente che la vita passa in fretta, non avete più tanti anni davanti, ma anche se foste giovani, anche se aveste 30 anni per dire, la vita passa in fretta lo stesso, perché
da 30, in un batterbaleno ti trovi a 40, in un batterbaleno ti trovi a 50, in un batterbaleno ti trovi a 60 e poi che sei visto, sei visto. Come dire, in un battibaleno ti trovi in quella cassa nera o bianca, cioè marrone, e quindi perché? Perché il problema non è morire, il problema è vivere male. E quindi, vivendo col narcisista, vivi male, perché tanto quindi bisogna fare attenzione, no? Quindi ne va del nostro bene più prezioso che abbiamo, che è il tempo, il bene più prezioso che abbiamo a disposizione. Il gaslighter, il narcisista, ha quella. Poi c'è la rinascita. Il gaslighter ha proprio questa voglia di condizionare e lo fa in modo subdolo. Quindi difendiamoci che abbiamo tutte le possibilità, no? E nella rinascita dobbiamo iniziare a rinascere già in questa vita. E ti assicuro che levarsi dai coglioni un narcisista è già una rinascita. Levarsi dei coglioni le persone tossiche è già una rinascita. Levarsi dei coglioni le persone negative è già una rinascita. Quindi, e riacquisisci anche anni di vita, anni di gioia, no? Quindi, ma impariamo a recitare fanculo, fanculo, fanculi, narcisisti e ce li togliamo dai coglioni. E tieni presente che è tutto nella nostra testa. Il coinvolgimento sta tutto nella nostra testa, quindi sganciarci da queste persone negative, nefaste, tossiche, o perlomeno comportamenti tossici. Io poi non voglio neanche andare a sindacare, sono persone tossiche, ma sicuramente hanno dei comportamenti tossici e sicuramente usano tattiche manipolative, e quindi dobbiamo levarci dai maroni fondamentalmente. Bene, bene, e quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete le notifiche dei nuovi video. Abbonatevi al canale, se questo video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, abbonati al canale. Chi vuole fare una donazione può fare una donazione, non fate i barboni, una donazione anche di un caffè, volendo l'abbonamento, costa veramente un caffè anche quello, e lo trovate andando nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti. Bene.